Mercoledì 11 ottobre nella sala Imbriani a Borgotaro si è svolto un incontro sulle truffe agli anziani soli e non solo per loro, organizzato dalla Federconsumatori di Parma in collaborazione con il Comune di Borgotaro, il sindacato CGIL e l'AUSA, con la partecipazione del comandante della Compagnia dei Carabinieri di Borgotaro, maggiore Agostino Gentile, e Silvia Dodi, avvocato consulente di Federconsumatori e di Mi Manda Rai 3. Il benvenuto del sindaco Diego Rossi ha sottolineato l'importanza del ruolo dell'arma sul nostro territorio. Abbiamo la fortuna di avere una delle quattro compagnie della provincia di Parma, quindi questo è un dato importante nella sicurezza più complessiva e generale del nostro territorio. Prima della conversazione con l'arma e l'avvocato sono intervenuti Fabrizio Ghidini, presidente Federconsumatori di Parma, Paolo Spagnoli e il segretario Paolo Bertoletti del sindacato CGIL, dando molta importanza alla collaborazione e non rimanere soli contro questo crescente e sempre più affinato fenomeno di estorsione, dove a volte il panico gioca a favore dei malviventi e soprattutto non aver vergogna di denunciare il maltolto. Se noi ci dobbiamo difendere da qualcosa, perché ci sono persone cattive che vanno in giro e se ne approfittano della fragilità di un anziano, della buona fede anche di quelli più giovani, cioè perché hanno un'abilità incredibile, noi dobbiamo invece pensare di essere una comunità. In una comunità si sta assieme, non siamo singoli. Se il maggiore dei carabinieri ha posto l'accento sulla collaborazione di ogni singolo cittadino, dove basilare e segnalare tramite foto, filmati, alle forze dell'ordine qualsiasi cosa equivoca, soprattutto il numero di targa delle auto sospette. Però la truffa della quotidianità, diciamo così, è molto più allarmante in città, perché qua forse prevale quello che ci dicevano loro, il sentimento di appartenenza a una comunità. Abbiamo bisogno di segnalazioni, di numeri di targhe. Molte volte a noi ci segnalano la macchina, era una Golf grigia. Auguri. La targa. Anche ragazzi, filmate tutto. Filmate la macchina che voi ritenete sospetta. Mi ha fatto piacere che proprio un ragazzo dello Zappaferme, che mi aveva chiesto il telefono e gli avevo dato con piacere, mi manda un giorno un messaggio che vi leggo. Questa è collaborazione, la collaborazione che io chiedo, perché poi serve a tutti, eh? Noi l'anno scorso abbiamo avuto anche dei problemi di furti, un po' più del solito. Mi fa questo messaggio: il 24 maggio 2016, EK 901 DP, quando ha tempo faccia controllare questa targa, va, che l'ho vista girare per il borgo, è in zona industriale, a bassa velocità e guardavano un po' in giro. L'avvocato invece ha voluto approfondire, nell'era dei social e delle frodi tramite internet, i termini dei regolamenti e leggi, come correre ai ripari senza perdere tempo, non solo per denunciare, ma anche per rimediare sfragelli subiti, partendo dai diritti di recesso. Una signora è venuta in associazione avendo lasciato a queste persone qualcosa come 6 assegni, immediata la denuncia, la richiesta di sequestro, il blocco degli assegni. Ma se vi trovate da soli e non denunciate e non vi rivolgete a qualcuno che vi possa aiutare, vi ritrovate con il conto asciutto. Oltre alle iniziative di allerta sugli anziani tramite i medici di famiglia e i parroci delle varie parrocchie, sui raggiri di strada, gli imbroglioni di porta a porta, clonazione di vari bancomat, truffe online e falsi annunci di lavoro, quello di Borgotaro è stato il 15° incontro di Non facciamoci truffare e altri sono in programma sul territorio. Difenderci è facile, chiamare il pronto intervento, il 112, la polizia, il 113, la finanza, il 117 e non per ultimo seguire la pagina Facebook SOS Truffe Parma per rimanere aggiornati sulle novità dei raggiri.